non è un sogno, ma è un, così, un passo avanti, insomma, diciamo così, che in qualche modo si proietta nel sogno, nel senso che qualche anno fa, 20 anni fa, era difficile poter immaginare che questa collina, che aveva 40.000 container, potesse diventare un parco scientifico tecnologico. Sotto questo profilo è un sogno, però c'è stata tanta fatica per arrivare a questo punto e dobbiamo andare avanti. Beh, insomma, in ogni realtà nuova che si va a realizzare è evidente che ci sono sempre dei conflitti, dei contrasti. Io direi, questi mettiamoli un po' da parte. In questo momento Genova sta dimostrando un'unità nella capacità di gestire questa fase terribile dopo il crollo del Ponte Morandi. Su questo dobbiamo lavorare e Erzelli può essere un segno di questa capacità di unire insieme le forze. L'industria da un lato, l'industria tecnologica che è già qui presente con 2.000 persone, però l'innovazione tecnologica rappresentata dai laboratori di ricerca essenzialmente dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Domani il Politecnico, la facoltà di ingegneria che sarà qui agli Erzelli e infine anche l'ospedale del Ponente che dovrebbe partire in tempi relativamente molto brevi. Ci sono anche i progetti appunto per migliorare la mobilità per arrivare qui, è solo questione appunto di tempo alla fine, i finanziamenti europei ci sono. I finanziamenti europei ci sono per la parte di progettazione, ma adesso bisognerà poi passare alla realizzazione. Col Comune si sta discutendo che cosa fare, qual è la forma, diciamo, per raggiungere rapidamente questa collina, che poi sono 120 metri quadri, 120 metri sul livello del mare, non è una grande cosa. Abbiamo già 3 strade, però questa possibilità di arrivare con un mezzo diretto che partirà dalla stazione dell'aeroporto, del ferroviaria, insomma, ecco, di scambio con l'aeroporto, è un elemento essenziale. Io mi auguro che questo progetto cammini rapidamente perché è evidente nel momento in cui avremo ingegneria, l'ospedale e le nuove aziende che si installeranno qui agli Erzelli, oltre a una certa parte di residenze, ecco, diventa una realtà che ha bisogno di ulteriori elementi di collegamento. Beh, noi abbiamo iniziato a pensare come un gruppo di 60 imprenditori e manager dell'ITEC. Il 31 marzo del 2003 siamo andati da un notaio e abbiamo costituito Genova ITEC. Adesso siamo nel 2018, quindi sono già 15 anni che stiamo lavorando su questo progetto, non sono tempi brevi. E il mondo corre rapidamente, bisogna fare in modo di essere molto più rapidi e molto più veloci.